Da venerdì 30 maggio a domenica 1 giugno gli spazi della Mostra d'Oltremare di Napoli ospiteranno l'11ª edizione del Napoli Tattoo Expo, la fiera dedicata alle nuove espressioni artistiche del mondo della body art, che quest'anno fa un salto nel passato e si ispira al circo, a cui risale sin dalle origini la popolarità del tatuaggio. Si ritorna alle origini, quando il tatuaggio è iniziato a esibirsi nei circhi, perché anticamente alla fine dell'Ottocento tutte le persone più tatuate si esibivano nei circhi come attrazione: l'uomo più tatuato del mondo, la donna più tatuata del mondo, e tanti tatuatori lavoravano nei circhi. Giocolieri, trampolieri ed artisti coinvolgeranno il pubblico nella 3 giorni dell'evento attraverso piccole lezioni di giocoleria e prove di attrezzi circensi. Si potranno vedere all'opera 250 tatuatori internazionali ed assistere a mostre d'arte, laboratori di pittura e concorsi a premi. Come ospiti quest'anno avremo G.P. Rondinella, che è uno dei più vecchi tatuatori italiani di Roma, e Billy Loica di Amsterdam, che lavora presso il Tattoo Peter di Amsterdam, che è uno degli studi di tatuaggi più vecchio d'Europa. 30, 31 e 1 giugno, un'iniziativa che ormai è corale, che appartiene all'identità della città di Napoli, perché offre uno spettacolo quasi H24 attraverso quest'arte che passa per il corpo, ma passerà anche attraverso il gioco di strada e la partecipazione giovanile. La manifestazione dedica attenzione anche al sociale. Sarà infatti presente uno stand per la raccolta fondi destinate all'associazione Mattia Fagnoni a sostegno della ricerca sulla sindrome di Sandow. I'm digging, I'm searching right through that luggage. One man's trash.